siamo a Vittoria, precisamente nella cosiddetta fascia trasformata, cioè la zona in cui dalla fine degli anni 60 sono nate le serre come modello di produzione intensiva di prodotti orticoli. E da più ormai da 30 anni questa agricoltura si supporta grazie alla manodopera in buona parte prestata da lavoratori stranieri. Parliamo di lavoratori stranieri, ad esempio nella prima fase, tra la fine degli anni 80 e la fine anni 90, metà anni 90, sono lavoratori provenienti dal Maghreb, in particolar modo dalla Tunisia. E poi successivamente sono cominciati all'inizio degli anni 2000 nuovi flussi, questa volta interni all'Europa, per lo più diciamo a seguito del progetto di allargamento dell'Unione Europea verso i paesi dell'est. Nell'ultima fase, quindi mi riferisco negli ultimi 2-3 anni, grazie anche alla esistenza in provincia di un oggi hotspot che è quello di Pozzallo, registriamo anche la presenza di lavoratori dell'Africa subsahariana impiegati seppur oggi ma ancora marginalmente anche nel comparto agricolo. Questa è una zona che diciamo è un po' estranea a dinamiche di, possiamo dire, di caporalato, inteso proprio come interposizione di manodopera, perché in questa zona serve poco, diciamo, l'interposizione, perché i rapporti di lavoro sono abbastanza lunghi, appunto destagionalizzati, però c'è una condizione generale di fragilità in tema di rispetto dei diritti dei lavoratori. Questo, devo dire, un po' rappresenta tutti, questa condizione, rappresenta sia lavoratori stranieri che anche lavoratori italiani. È chiaro che, dato il dato di ricattabilità di ogni lavoratore, più un lavoratore è fragile e ricattabile, più è soggetto e vittima di sfruttamento lavorativo. La legge Bossi-Fini, che ha legato il permesso di soggiorno e la possibilità di stare regolarmente nel territorio al contratto di lavoro, ha determinato un forte abbassamento dei diritti contrattuali di questi lavoratori. E dietro a questa cosa c'è una condizione generale di degrado che riguarda ad esempio le condizioni abitative, la possibilità per queste persone di avviare un diciamo percorso reale di integrazione per loro e per i loro familiari nel nostro territorio. Le forme di sfruttamento già presenti per i migranti delle prime due etnie, ovvero i comunitari romeni arrivati nella seconda metà degli anni 2000 e i migranti magrebini, la cui comunità è diventata stanziale negli ultimi 20 anni, sono le condizioni di sfruttamento a cui i migranti che vengono ospitati nelle strutture di accoglienza sono soggetti. In una guerra salariale al ribasso, loro sono costretti a scendere ancora di più rispetto a quella media salariale che si era più o meno stratificata e diventata stanziale. I padroni, i padroncini di queste imprese a conduzione familiare molto spesso fanno leva sul fatto che i migranti che sono ospiti dei centri d'accoglienza non hanno l'onere di pagare il vitto e l'alloggio, perché gli è già garantito, come se fosse una spesa loro perché è pagata dalle tasse dello Stato. E su questo fanno forza sulla necessità da parte di questi migranti di inviare del denaro alle proprie famiglie che vivono in condizioni di estrema necessità. Parliamo di condizioni di sfruttamento in cui i migranti lavorano per circa 3 euro l'ora o addirittura in alcuni casi ancora meno, in condizioni difficilissime che sono quelle di temperature estreme durante l'estate nel lavoro sottoserra. E un altro delle grandissime criticità del territorio è la capacità di mobilità di questi migranti che vivono in queste strutture di accoglienza che sono volutamente localizzate all'infuori della cintura urbana, in modo che possano essere invisibili alla popolazione cittadina, ma molto più utili invece al sistema economico delle campagne, che appunto sorge senza soluzione di continuità immediatamente fuori la periferia delle città del territorio ragusano. E il via vai di biciclette o di migranti a piedi che fanno ritorno dalle campagne negli orari di fine giornata lavorativa
Vediamo questo flusso di persone che tra l'altro vivono anche in condizioni di pericolosità fortissima, sono numerosi i casi di incidenti da parte di automobili in cui automobilisti del posto travolgono migranti che si recano al lavoro in bicicletta o a piedi. Quindi il sindacato di strada in collaborazione con una cooperativa di Ragusa andiamo nelle serre in giro a fare conoscere quelli che sono i loro diritti. Sono persone che lavorano qui da tanti anni, per chi o non hai mai avuto un contratto o puoi anche aver avuto un contratto ma non sai che puoi soffrire della disoccupazione per esempio, della malattia, se hai una malattia quindi, o se hai avuto un bambino puoi soffrire anche della maternità. La proporzione delle donne rumene sul totale dei rumeni presenti sul territorio è del 60% circa. Anche se poche sono le denunce ufficiali che vengono fatte da queste persone, dalle donne, tanti sono i casi di sfruttamento in generale, ma anche di sfruttamento sessuale. Difficile per queste persone parlare di quello che succede veramente nei campi, nelle case dove abitano, dove comunque il datore di lavoro si sente anche spesso in dovere di, oltre ad avere queste lavoratrici nelle serre, anche di poter avere anche dei servizi particolari. Uno dei problemi relativamente alle donne che abbiamo constatato durante questi 6 mesi in giro per le campagne è la difficoltà, per esempio, per l'interruzione della gravidanza, tenendo presente che l'ASL di riferimento, quella di Ragusa, ha un 80% di medici obiettori. Poi questa cosa determina che molto spesso o se ne ritornano al proprio paese durante questo periodo oppure ricorrono a metodi. In questi 6 mesi abbiamo visto la mancanza di possibilità di attingere ai diritti del Servizio Sanitario Nazionale, per cui al di là delle visite, delle patologie dei lavoratori nelle serre, abbiamo constatato come la distanza e la non integrazione delle persone con i cittadini è distante intanto per il fatto che queste persone per l'80% abitano in campagna, per cui le condizioni di salute sono molto precarie.